Ciao amici musicisti, musicofili. Oggi, anzi, benvenuti prima di tutto nella mia nuova sezione di Dan Project. Cos'è la nuova sezione? Riguarda la recensione di album di artisti nazionali e internazionali. Album, singoli, The Best e Box. Quindi non sempre riuscirò a recensire perché non è che ho i money tutti i giorni da spendere. Però quello che mi capita, che è così, che acquisto, lo recensirò. Comunque, oggi voglio parlarvi di una cantante torinese che si chiama Micaela Battista, che saluto, che è una mia carissima amica. Ciao Miki. Lei in arte si fa chiamare Silver Snake Michelle. Classe 1975. Nel 92 partecipa a spettacoli teatrali. Poi vabbè, lei consegue etnomusicologia all'Università di Milano, superando l'esame di teoria musicale. Nel 2012 inizia a studiare canto moderno sotto la guida del maestro Dino Brentali, o Brentali, adesso non lo so come si chiama, seguendo il metodo Speech Level Singing di Seth Riggs. Nel 2013 Micaela inizia un percorso musicale e personale che la porterà a creare brani personali, e così nasce il soprannome di Silver Snake Michelle. Nel 2014 incide e pubblica il suo primo album, So In My Mind, esibendosi in vari locali milanesi, e addirittura nel 2014 viene selezionata da una trasmissione statunitense, televisiva statunitense, per partecipare al Live From Center Riggs Stage, non Riggs Stage, sbagliato, esibendosi negli Stati Uniti, accompagnata dal suo amico Daniele Marchetti, che alla chitarra e alle tastiere, e quindi poi musicisti del luogo. Nel 2016 viene pubblicato il nuovo concept album che ho qui in mano, Ear Snakeness, che questo è una raccolta di 14 brani progressive rock. Il CD comunque presenta varie sonorità, ricordando un po' l'hard rock americano nel brano Feet of Nemesis. Poi nel brano C9H13 Night, a primo ascolto, ha un ritmo spagnoleggiante. Poi subentra a metà un ritmo abbastanza sostenuto di musica rock, quindi pesta di brutto. Ecco, con un bel solo di chitarra che comunque è di certo impatto, quindi è un grande impatto come una meteorite. Poi c'è Di Allele, l'altro brano che è del contenuto qui dentro nell'album, che è un bellissimo inizio di Hammond, che riporta un po' le sonorità vecchissime dei Deep Purple. Questo CD io ve lo consiglio, è veramente bello, è carico di energia e merita veramente di essere acquistato e ascoltato. Io l'ho avuto in regalo personalmente da lei, non è autografato perché tra amici non ci si autografa, penso, però vabbè, fa niente. Comunque vorrei mostrarvelo in tutta la sua bellezza. Qui ci sono i serpentoni, visto la copertina con i serpentoni, e lei è una grandissima gnocca. Poi vabbè, qui ci sono, come potete vedere, non ci sono i testi, però ci sono alcune fotografie che riprendono lei, Micaela, o Miki, come io la chiamo, perché lei è una mia grandissima amica,
La ringrazio tantissimo di essere mia amica. Poi c'è anche questa. Vabbè, comunque. E quindi questo album veramente merita, ma merita veramente di essere acquistato e ascoltato. Potete trovarlo su tutte le piattaforme digitali come Spotify, eccetera. Se volete acquistarlo su Amazon al prezzo modico dovrebbe essere di 9 euro. Adesso non ho visto Amazon, ma penso che sia su per giù quel prezzo. Niente, andando avanti nella storia della nostra amica Silver Snake Michelle, nel 2017 è caratterizzato da un concept EP dal titolo Buried the Secret, che contiene tre pezzi che rappresentano la chiusura del precedente album. Poi nel 2018 esce un video ufficiale di Marry My Pain, tratto dall'ultimo EP, e vince il premio come miglior video musicale alla Svizzera International Film Festival di Losanna. Nel 2019 poi inizia la lavorazione del nuovo e quarto album dal titolo Mother Code, album composto da 9 brani e che sarà pubblicato nel 2020 con l'etichetta Area Sonica Sound, che è un'etichetta discografica bolognese che si occupa a livello nazionale e internazionale di scoprire, selezionare i valori e valorizzare la musica di buona qualità. Il 25 marzo 2022 inizia a scrivere Dancing Blind, e quindi riesce a pubblicarlo come singolo che anticipa poi l'uscita del prossimo album. Ora, a tutti gli appassionati di musica rock, non vi resta che acquistare questo CD, ascoltarlo e gustarlo veramente appieno, questo bellissimo capolavoro di Silver Snake Michelle. Mi raccomando, acquistatelo e farete felici lei e me che ho fatto la recensione. Magari poi avrò anche sbagliato a fare la recensione, però questo è quello che io personalmente penso del CD. Quindi in bocca al lupo grandissimo anche a lei, Miki. Continua così su questa strada che veramente vai alla grande. Intanto saluto caramente e vi auguro buona serata. Ciao amici!